Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Allora, siamo ancora su Magic. Stiamo andando bene. Continuiamo la nostra avventura senza perderci in chiacchiere. Allora, io gioco per primo. Allora, abbiamo. Oh ragazzi, ma ci va sempre di culo, guardate. Abbiamo sempre questa, quel numero. La giocheremo mai, sta carta. Boh. Speriamo di sì. Allora, vediamo la mano. Abbiamo solo due terre, due mostri. Lo shock, che ormai lo conosciamo. Metti sul campo. Ok. Ma è una mano leggera, eh? Va bene per le due terre che abbiamo. Va bene, dai. Io ci provo. Manteniamo la mano, giochiamo la terra, possiamo già subito partire violenti, infatti. Ok. Ah, siamo contro esistenza dannata. Ho giocato lo shock, subito, voglio partire aggressivo, perché con queste carte bisogna giocare così. Lui non so cosa ha fatto. Incanta il giocatore. All'inizio del mantenimento, il giocatore incantato mette nel cimitero le prime due carte del grimorio. Ah, sì, ah, ok. Mi ha fatto scartare a me. Tutto bastardo. Mi ha fatto scartare a me. Allora, mettiamo una bella carta nera. Ci mettiamo giù una creaturina. Bene, questa ogni volta che giochiamo una magia un istantaneo prende più 3, più 0. Ce l'abbiamo qua noi. No, la nostra via. Vediamo. Non giocheremo mai questa creatura qua, il Golem. Sembra di giocare a Clash of Clans. Vediamo. Ancora. Va bene. Continuo. Mi fa sempre scartare una carta. Va bene così. Va bene così. Metti sul campo di battaglia due perdono creature, sì. Allora, mettiamo due goblin, questi qua. Ve li ricordate? Io li lascio sempre, perché è buona. Cioè, è buona. Non sono forti, però per difendere. Va bene. Tanto lui non c'è giù un cazzo, quindi io adesso lo attacco violentemente. Lo attacchiamo. Metterà giù qualcosa, eh? Sicuro. Ha lanciato questi due incantesimi di merda. Che questo mi fa mettere le prime due carte del mio grimorio nel cimitero. E quest'altra forse me ne fa mettere un'altra. All'inizio del mantenimento. No, questa mi fa un danno ogni volta. Devo cercare di riuscire a buttargli via quelle due. Vedi? Adesso inizio a mettere muore. Ah. Va bene, ho tutte ste carte qua maledette che mi fanno buttare via. Mi fanno buttare via delle carte. Vedete? Guarda, eh. Tac. Cosa ho buttato? Guarda qua, ho buttato già il mondo. Ho buttato già il mondo. Ogni qualvolta. Ok.
Questa, questa sì. Questa della mia vitale ve l'ho ricordata, no? Prendo punti vita io. Continuo. Ah no, potevo giocare anche l'altra. Che pirla. Attacchiamo, attacchiamo, attacchiamo. Aspetta. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Lui sta pensando. Oh, che cazzo, basta. Oh, scusate ragazzi, è uscito il coso. Sacrifica le terre selvagge. Passa la segna nel tuo grimorio. Metti una carta base a... Oh, va bene. Non è che hai fatto niente, hai preso una terra. Ah, lui ha... tre colori addirittura. Se forse riesco a far andare via sto coso qua, ecco. Ragazzi, mi sto facendo malissimo queste cavolo di cose qui. Allora. Siamo in una situazione un po' critica. Dovremmo riuscire. Questa non l'ho capita, però. Aspettate. Incanta il giocatore all'inizio. Dobbiamo togliergli tutte queste incantesimi o creature che ha lì. Perché ogni volta a me, vedete, mi fa scartare le carte. Otto carte, figa. Otto terre. 4 una 5. 4 attacchiamo? Sì. Qualche danno glielo facciamo. Attacchiamo con tutto. Tanto lei ha 9 punti, quindi non dovremmo. Mi bloccherà il 2-1. Secondo me, sì. Bloccherà il 2-1 e gli faccio 3 danni. Vediamo cosa fa. Infatti mi blocca il 2-1. Un danno, va a 6. Cazzo de. Adesso lei mi toglie ancora una carta, il problema è quello. Che non riesco a capire come cavolo fare. Incanto il giocatore. Guardate quante ne ha. Sì, ciao. Ne ha un casino. Ne ha un casino e non so più come togliergliele. Ancora. Va bene. Non gioca così lei, non ha niente di che, adesso mi fa due danni, non attacca neanche. Quelle carte sono bastabili, ragazzi. Quelle carte sono bastabili. Adesso mette giù un mostro? No. Una terra ci vuole. Cosa abbiamo preso? Dai. Allora, giochiamo alla carta. Quella lì ha 3 danni. Io scelgo il giocatore. Lo so che fa 2 danni. Dovrei fargli altri 2 danni. Vediamo. Infatti.
Vediamo cosa farei adesso. A 2 punti. A 2 punti, però noi dobbiamo beccare una teve. O un mostriciattolo. Una teve mi basta. Che me le sta facendo buttare tutte. Non attacca. Porca miseria. Ma vaffanculo. Mi ha fatto scartare la terra. Guardate quante carte mi ha fatto scartare. Tutto il mazzo. Ragazzi, qua è duro adesso. Qua è duro, perché non voglio attaccare, perché sennò non riesco, anche se ha 2 punti. Non riesco, non riesco, non riesco. Guarda quanto ne ha. Va bene. Guarda quanto ne ha. Vediamo cosa fa. Non attacca. Dai, adesso mi fa scaltare il mondo, ho scaltato un'altra terra, un mostro, cioè ho l'infinito. Allora, vediamo. Bene, scriviamo questo. Questo qua infliggiamo 3 danni. Quando muore infligge 3 danni a un giocatore. Quindi io salto questo turno. Ok? Il prossimo attacco con tutto. Quindi anche se il mio 3-3 muore, lei è morta in sostanza, perché gli faccio 3 danni. Incanta il giocatore. Guardate quante ne ha di una cifra. Se attacchi sei un idiota, ecco. Bene. Un'altra terra, guardate quando. Tutto il mazzo mi ha fatto scaldare. Un'altra. Senti mi dire. Adesso attacchiamo con tutto e vediamo cosa fai. Mi sa che è morta, non vorrei dire una cavolata. Attacchiamo. Eh sì. Eh sì, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Andiamo avanti così. Andiamo avanti così. Allora, vediamo se mi dà il mazzo come l'altra volta. Infatti, così lo apriamo in diretta. Apriamo la busta. Vediamo se abbiamo trovato qualcosa di bello. Questa è quella come quella di prima, che quando muore infligge 3 danni. Vediamo questa. Incanta creatura. Ah, la creatura è meno 2, meno 2. Sì. Ok. Vabbè, ragazzi, come carte non sono malissimo, si possono giocare, quindi. Allora, io direi che il prossimo appuntamento dedichiamo una puntata a farci un mazzo da zero, perché magari tanti non sanno come si fa, io voglio rivedere bene il mio. Sarà una puntata un po' più lunga, magari taglierò, perché non posso tagliare molto. Vi ringrazio per il sostegno, ho visto che sta crescendo molto, soprattutto negli ultimi episodi. Vi invito a iscrivervi al canale, condividete, commentate come sempre. Un saluto da Style e Asia.
Ciao ragazzi!